Preside di guida, qui a Mennella oggi giornata importante per gli studenti della quarta turistico, un'esperienza interattiva per percepire il paesaggio che ci circonda. Esatto, abbiamo organizzato un workshop proprio con l'intenzione di coinvolgere sempre di più gli studenti su un tema di grande importanza, ovvero la percezione del paesaggio e soprattutto la valorizzazione del paesaggio ischitano. È un'iniziativa che parte da lontano, in particolare dall'anno scorso, quando in occasione dell'evento Ischia Cultura ci fu chiesto di lavorare sui concetti di cromoterapia. E grazie ai docenti dell'istituto, che cito molto volentieri, la professoressa Vanessa Capossera e il professore Francesco Mattera, le due classi 4 dell'indirizzo turistico hanno lavorato proprio su questo tema, producendo delle bellissime immagini, associando queste immagini poi a dei dipinti famosi dell'arte contemporanea, mettendo in evidenza innanzitutto la simmetria tra l'uso del colore dei grandi maestri e i colori del nostro paesaggio, e successivamente mettendo anche in luce il valore che hanno questi colori sulla sensazione di benessere e sulle emozioni che tutti quanti noi sperimentiamo quando ci troviamo in un bel contesto paesaggistico. E l'incontro di oggi nasce un po' come ponte tra una sperimentazione didattica che abbiamo fatto l'anno scorso, un progetto che è stato presentato a inizio anno nell'ambito della manifestazione Acqua Ischia, promossa da proprio l'Accameno, in cui i ragazzi hanno presentato il lavoro che insieme con la collega Vanessa Capossela, a cui darò tra un attimo la parola, abbiamo portato avanti questo progetto sulla cromoterapia. E il workshop di oggi è un passaggio per capire anche un po' l'evoluzione di questo progetto, che è proprio appunto percepire il paesaggio, cioè quello di raccontare il territorio ma anche di proporre magari una visione, versione turistica del territorio, diciamo alternativa, quindi conoscere il territorio ma percepirlo anche attraverso i colori, le emozioni, quindi l'ascolto di se stessi e del territorio. E questo progetto nasce proprio da una collaborazione che si è tenuta lo scorso anno, ha dato il via a questo progetto grazie proprio alla figura principale della docente, cioè della dottoressa esperta Katrin Cigliano, responsabile di Ischia Cultura, che ci ha portato appunto a collaborare mettendo appunto d'ausilio anche le mie competenze artistiche nel campo della psicologia dei colori, e quindi il progetto ha avuto modo di proseguire sotto questa nuova veste che si chiama appunto Percepire il paesaggio, perché come già abbiamo spiegato antecedentemente il progetto vuole far vedere il territorio appunto dell'isola di Ischia sotto una nuova luce turistica, non limitandosi semplicemente ad offrire delle tappe turistiche appunto ai turisti o agli ischitani stessi, ma facendo vivere il territorio con i colori ai quali abbiamo dato delle emozioni. Negli esempi in particolare abbiamo detto che il colore arancione appunto è collegato all'emozione dell'energia, della solarità, e quindi per poter osservare questo colore e vivere di questa emozione qui sul posto sarebbe opportuno far recare i turisti ad esempio presso la Chiesa del Soccorso di Forio appunto nell'orario estivo, di poter vedere il tramonto intorno alle ore 18-18:30 e appunto nell'orario più tardi, nelle periodi invernali, intorno alle 19:30, quindi fornire proprio al turista un itinerario turistico volto al paesaggio in relazione ai colori e alle emozioni. Professore. Beh, l'idea di fondo, diciamo, del lavoro di oggi era quello di riflettere sul fatto che i paesaggi esterni poi hanno una connessione anche con i paesaggi interni, no? Con l'interiorità, e quindi un po' creare questa connessione tra paesaggio esterno e paesaggio interno, e di come il paesaggio interno, che è un paesaggio emozionale, un paesaggio fatto di sensazioni, un paesaggio fatto di pensieri, di idee, no? In un certo senso possa influenzare la percezione del paesaggio esterno, e la possa anche alimentare, no? In un certo senso. E occuparci dei paesaggi interni è qualcosa di fondamentale nell'educazione con i ragazzi, no? E purtroppo i paesaggi interni in questa società sono abbastanza disorganizzati, a volte perdono colore, e quindi abbiamo bisogno proprio di esplorarli, di nutrirli. E un po' questa era l'idea di oggi, farlo in una forma relazionale, perché la relazione è qualcosa che è alla base del processo educativo, e la relazione è qualcosa che sperimentiamo tutti noi nelle nostre vite quotidianamente, a partire dalla famiglia, a partire dalle relazioni di coppia, fino anche proprio alla relazione educativa, che è una relazione importantissima in questo momento storico.